Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Modernkraft. Nella scorsa puntata ho costruito un macchinario per generare nuove dimensioni, sia customizzate che casuali. Ne abbiamo anche visitata una, abbiamo recuperato un po' di oggetti che ci serviranno poi per creare altre dimensioni. Però, come abbiamo visto, abbiamo bisogno di un bel po' di energia. Innanzitutto mi voglio scusare per l'inconveniente successo nello scorso episodio, ho lasciato un commento in proposito che dovrebbe essere il primo visibile, quindi andate a vederlo se siete interessati, ma ora non perdiamo tempo perché oggi ci sono diverse cose che voglio fare con voi. Ragazzi, oggi ho un obiettivo molto preciso, volevo craftarmi un Tome of Alchemy, che è un libro molto potente perché ci permette di raddoppiare i materiali che abbiamo, o almeno alcuni dei materiali, tipo i diamanti, gli smeraldi, le Nether Star, al costo di redstone, quindi un materiale relativamente semplice da recuperare. Come vedete, per il crafting ci vogliono diversi oggetti, alcuni dei quali li abbiamo già, altri invece li dobbiamo recuperare. Il più difficile però è questo Eye of the Storm, perché è un drop di un creeper super carico. Sapete che sono molto rari perché i creeper devono essere colpiti da un fulmine per diventare super carichi. E tra l'altro questo oggetto viene droppato con il 10% di probabilità. A questo punto sono andato a cercare un po' se c'era un modo per avere facilmente dei creeper super carichi. E effettivamente esiste. Dobbiamo craftarci una handgun, questa qua, che possiamo caricare con dei particolari proiettili che vanno a trasformare un creeper normale in creeper super carico. Quindi ragazzi, oggi abbiamo un bel po' di cose da fare, però a questo punto direi di iniziare. Allora, andiamo un attimino a vedere come si crafta questa pistola. Allora, questo oggetto lo possiamo fare, ma dobbiamo andare nel Nether per prendere della magma cream, che non ho più. Questi invece li abbiamo già, quindi aspettiamo a farlo. Poi abbiamo bisogno di questo Hammer Assembly, e questo forse lo possiamo fare. Sì, ci manca solo il bottone, quindi facciamolo questo. Allora, facciamo stone, facciamo un bottone, e andiamo a craftarci la prima parte della handgun. Come vedete, il crafting è abbastanza elaborato, però è molto carino. Ok, e questo ce l'abbiamo. Poi abbiamo bisogno di quest'altro pezzo e abbiamo bisogno degli empty magazine, che sono praticamente i caricatori, ecco, della pistola, e sempre il magma cream. Allora, questi li facciamo facili, facili, e li possiamo preparare, che ci serviranno anche per i colpi più avanti. E poi, a questo punto, ci trasferiamo nel Nether per poter recuperare il magma cream. Già che vado nel Nether, ragazzi, voglio recuperare un'altra testa di Wither che mi servirà poi per il crafting del libro. Ho preso questa di Hender, che è la spada che utilizziamo appunto per ottenere le teste. Possiamo però andarla a incantare con l'incantesimo Looting 3. Ora voi mi direte, sì, ma ora che trovi Looting 3 chissà quanto impieghi. Certo, però ci viene incontro un'altra mod. Noi possiamo prendere questo Enchanter, che andiamo a fare facilmente perché basta avere un libro, perfetto, e poi ci facciamo questo Enchanter. Ok, con questo Enchanter, ragazzi, vi faccio vedere che l'incantesimo di Looting 3 è molto semplice da ottenere. Allora, sono già andato a recuperare un po' di cose per velocizzare. Vi faccio vedere che per ottenere l'incantesimo di Looting 3 dobbiamo avere delle Enderman Head, quindi queste le abbiamo perché ho la farm di mob, dei lapislazzuli e ovviamente un libro vuoto. E grazie a questo otterremo questo incantesimo. Quindi io ho già le mie tre teste di Enderman, ho il lapislazzuli, ho il libro vuoto. Facciamo così, ragazzi, con 27 livelli, ne abbiamo 35, andiamo a fare questo Looting 3, che possiamo tranquillamente applicare alla nostra spada. E ora, ragazzi, siamo pronti ad andare nel Nether per prendere il Magma Cream e le teste di Scheletro Wither. Allora, dobbiamo armarci di pazienza, ovviamente aspettare che spawnino un po' di Scheletri Wither, magari non quelli normali, direi Wither sono meglio. Questi li facciamo fuori easy. Ma perché ci sono tutti questi scheletri normali? Io voglio quelli Wither. Dai, venite fuori. Dai, su. Non siate timidi, che ho bisogno delle vostre teste. E soprattutto anche dei magma cube. Saranno anche quelli da qualche parte. Ecco qua uno scheletro Wither, ragazzi. Vediamo se ci droppa la nostra testa con questo Looting 3.
Allora, non credo, però ha droppato altre cose, ragazzi. Dobbiamo avere un po' di pazienza, eh. Non è che sia infallibile questo metodo, però sicuramente è un metodo abbastanza sicuro, insomma. Sicuramente abbiamo più probabilità. Ok, ha droppato qualcosa lì sotto? No. Mi ha però avvelenato, quindi allontaniamoci un attimo prima di venire colpiti da qualcos'altro. Ok, e guardiamo nell'inventario. No, ci ha droppato questo, che abbiamo cercato tanto l'altra volta, e questa volta ce l'ha droppato subito. E dopo aver ucciso un po' di Wither, ragazzi, guardate i drop che ho recuperato. Ecco qua la nostra testa che cercavamo. Oh, posso finalmente tornare a casa e procedere con tutti i crafting. Come vedete, ho recuperato anche 11 magma cream. Ok, direi che possiamo procedere con la nostra pistola. Allora, andiamo a fare questo oggetto che ci mancava prima. Ok, e ce l'abbiamo. E adesso ci manca anche questo. Perfetto, e anche questo è facile da fare. Credo che siamo già in grado di craftarci la nostra Hunter's Handgun. Perfetto, ragazzi, guardatela qua che bella, bellissima. Adesso dobbiamo andare a craftare i vari proiettili. Allora, andiamo sempre a prendere questa mod e cerchiamo i proiettili che ci servono. Allora, dobbiamo fare dei proiettili che si chiamano Storm Shot. Allora, andiamo a vedere dove sono. Sand, eccoli qua, questi qua. Allora, ci vogliono queste specie di scarpette che recuperiamo dalla nostra farm mob, e poi delle gold nugget e della gunpowder. Direi abbastanza semplici. Allora, andiamo a vedere nella nostra farm qua di mob se ci sono quelle scarpette. Mi pare che ne avevo già un po'. Ecco, le vedo già là. Ragazzi, sta laggando un pochino. Quante ne abbiamo? 78, ragazzi, ridicolo. Ridicolo, prendiamone uno stack, così le abbiamo per tutti i nostri crafting. E andiamo a prepararci i proiettili. Penso che la gunpowder, ragazzi, sapete che non so se ho la gunpowder. Qua dovrebbe esserci anche quella, in teoria. Eccola qua sotto. Ok, ne ho presi un po' di stack. Ok. Mamma mia, ragazzi, vedete che alla fine la nostra farm di mob serve veramente tantissimo. Infatti io ho fatto appunto queste cose prima per riuscire ad arrivare poi a fare facilmente il resto. Allora, buttiamo dentro tutto, quindi qua e anche la gunpowder, e andiamo a craftarci questi Storm Bullet. Allora, dove sono? Li ho visti prima. Storm Shot, ok. Andiamo a farne quanti? 32 per il momento, direi di sì. Per il momento 32. E a questo punto possiamo craftarci i magazine, ossia i veri e propri caricatori. Ok, Storm Magazine, ragazzi. Abbiamo, dai, questi 12 caricatori. A questo punto possiamo andare a sparare, ragazzi. Ebbene sì. E con questi potremo sparare ai creeper. Allora, vedete che adesso la pistola non è carica. Ma se io faccio con il tasto destro, vado a caricare. Ah, ok, erano... Ok, ho fatto un po' tanti colpi, ragazzi. E ora possiamo sparare così. Oh, oh, oh. E adesso andiamo a cercare un creeper, ragazzi. Lo super carichiamo e poi lo andiamo a uccidere, nella speranza appunto di recuperare l'oggetto che ci serve. Allora, ragazzi, qui c'è un creeper. Ora gli sparo. Ok, è super carico, ragazzi, ha funzionato. Adesso però dobbiamo cercare di ucciderlo. Ok, perfetto. È esattamente quello che devo fare, ragazzi. Ha funzionato. Raga, ha funzionato. Bellissimo, come creare i creeper super carichi. E ora dobbiamo solo avere fortuna di riuscire a recuperare il drop. Altro creeper, spariamogli. Boom. E boom. Ok, ha droppato. No, non ha droppato, non quello che mi serve. Allora, ragazzi, la battaglia si è spostata di giorno. In questa maniera non ho la noia dei mob che praticamente mi inseguono, a parte appunto il creeper. Che però non è così facile che droppi quell'oggetto che ci serve. Come vedete qua neanche esploso uno super carico e ha fatto un bel buco, devo dire. E finalmente, ragazzi, dopo un po' di creeper esplosi, come vedete, finalmente ho ottenuto il drop che volevamo. Wow! Ragazzi, ne ho uccisi un bel po', perché guardate, ho 18
pezzi di gunpowder, poi un po' di testa, eccetera. E qua ci sono dei bei buchi, come vedete. Allora ragazzi, ci servono ancora due cose per craftare il nostro libro che abbiamo qua nella farm di mob. Allora, una è questo drop qua dei ragni. Ne prendiamo 7-8. E poi ci serve il cappello della strega che abbiamo qua. Perfetto. Ragazzi, finalmente, dopo tutto questo cercare di oggetti anche abbastanza strani, andiamo a craftare il nostro libro, che vi assicuro è un oggetto davvero OP. Allora, andiamo qua nella grid, buttiamo dentro tutto, direi così, questo non ci serve, questo lo buttiamo dentro questo e anche la gunpowder. Ok, abbiamo un po' più di ordine qua, questi li teniamo al loro posto e andiamo a fare il nostro Tome of Alchaestry. Ragazzi, boom, eccolo qua e voilà. Adesso andiamo a prendere della redstone. Visto che ne ho parecchia, vado a fare un po' di blocchi di redstone. Ne facciamo 16 blocchi, ragazzi. Ne serve parecchia per caricare questo libro, però vi assicuro che ne varrà la pena. Non so se riusciamo con questi blocchi a duplicare una Nether Star, io ci provo, altrimenti prendiamo un diamante, ok, che dovrebbe forse costare meno. Non so se i vari oggetti hanno un costo diverso. Allora, dobbiamo caricare, togliamo queste torce, il nostro Tome con la redstone e si fa, mi pare, così, ok, vedete che si è un pochino caricato e abbiamo messo 16 blocchi di redstone, ma ora possiamo utilizzarlo nella crafting table, mettendo il nostro oggetto più quest'altro. Purtroppo qua non ci basta la redstone, quindi possiamo fare per esempio un diamante e come vedete da uno ne otteniamo due. Ragazzi, il nostro Tome of Alchaestry funziona davvero benissimo. Avete visto ragazzi che il nostro Tome of Alchaestry richiede parecchi blocchi di redstone per poter essere caricato. Sarebbe l'ideale se noi riuscissimo a creare una dimensione fatta solo di blocchi di redstone. Ora, avete visto nello scorso episodio che fare il dimlet per i blocchi di redstone richiederebbe troppi blocchi di redstone, ma noi possiamo andare in giro per le varie dimensioni e trovare il dimlet giusto. Per esempio qua avevo trovato il dimlet, per esempio, che crea l'andesite. Non sarà facile ovviamente trovare quello del blocco di redstone, ma se siamo fortunati saremmo a posto. Ragazzi, questa è una cosa che andrò magari a fare un pochino off camera, cioè visitare varie dimensioni, oppure magari ogni tanto ne potremo visitare una durante gli episodi. Io oggi direi di concludere qua, anche perché la mia voce sta finendo. L'episodio ha richiesto parecchio tempo perché avete visto abbiamo fatto tanti crafting. Spero vi sia piaciuto perché abbiamo usato delle mod un po' diverse. Siamo passati da mod prettamente tecniche a mod un pochino più magiche. Quindi ragazzi, sto cercando di variare anche per farvi piacere di più questa serie. Mi raccomando come sempre lasciate un like per sostenerla e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!